La regia. Con Armando Lionello la pratica Lazio è stata smaltita, ma alla fine un po' va impensierito questa squadra. Vabbè, certo, noi comunque veniamo da una settimana che ci ha visto abbastanza impegnati sul parquet. Eravamo abbastanza stanchi, Odone aveva problemi muscolari, Rodriguez non era al meglio, io altrettanto, altri acciacchi, insomma, siamo stati abbastanza bravi comunque a tenerli sotto controllo, diciamo, anche se alla fine li abbiamo fatto avvicinare rischiando qualcosina, però alla fine diciamo è andato tutto bene, tutto come pronostico. Parliamo della settimana. Cisterna è stata una delle partite più belle di questo girone playoff e oggi la Lazio. Si finisce qui questa settimana, ma bisogna tornare al lavoro perché la settimana prossima c'è un altro impegno importante, forse l'ultimo più importante della stagione. Certo, andiamo a giocare nella Tanata Venia e non sarà facile, però diciamo che noi veniamo da due vittorie, veniamo abbastanza abbastanza importanti e siamo abbastanza galvanizzati, quindi dobbiamo solo recuperare un po' fisicamente. Mancherà Cocci Imparato e Ambrogio Favero sul campo. Sì, visti sono arrivate queste squalifiche sul campo di Palocco, diciamo che gli arbitri si sono sentiti minacciati a fine partita, secondo i nostri addetti ai lavori non è stato proprio così, però diciamo, lasciamo perdere, abbiamo detto quest'anno dobbiamo vincere contro tutto e tutti. Noi ti ringraziamo e allora un in bocca al lupo per Velletri. Grevi. Enzo Masciulli, dirigente della Fabiani, allora oggi si è giocato contro questa Lazio che a ritmi lenti comunque ha fatto il suo. Ma queste sono le classiche partite poi che si mettono sul piano della tranquillità e poi piano piano rischi poi di doverle rincorrere o di dover trepidare per andarle a vincere. Comunque diciamo, il divario era evidente, una squadra di ragazzini, oltretutto complimenti alla Lazio con il vivaio Tiber, perché questi sono ragazzini Tiber, hanno dimostrato veramente di avere bravi ragazzini, non a caso sono nelle finali nazionali. Parliamo di questa settimana, è stata ricca di soddisfazioni perché sono arrivati 4 punti, un po' a raffreddare l'ambiente sono state le squalifiche. Purtroppo abbiamo pagato quella serataccia a Palocco, diciamo che ci ha lasciato, diciamo, ci siamo fatti prendere un po' tutti dal nervosismo ed è l'unico rammarico veramente di questa stagione, è stata proprio quella partita lì che abbiamo approcciato male mentalmente, in maniera nervosa. Però, ripeto, in un ambito di una stagione intera ci può anche stare. Adesso bisogna vedere i risultati sia di Cisterna contro Palocco e quello poi della prossima giornata di voi contro il Vélez, perché ci si può giocare una stagione adesso. Beh sì, diciamo che a noi basterebbe diciamo, portare a casa la partita in casa, l'ultima di campionato che abbiamo. È chiaro che andremo a Velester, a Velletri, per vincerla la partita e guardiamo relativamente ai risultati degli altri, pensiamo in casa nostra, pensiamo, rimaniamo concentrati su questo che era un obiettivo d'inizio stagione e incomincia a diventare una realtà a fine stagione, rimaniamo concentrati sulle nostre partite e sulle nostre capacità.